andata del campionato regolare si concludono così con la Roma in testa, la prima inseguitrice è la Juve. Ma prima di tutto, io sono Mister Dadda e questa è la The One TV. Voglio dirvi grazie a tutti quanti per il supporto che ci state dando, perché vuol dire che quello che stiamo facendo vi piace. Di questo sono davvero molto contento. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati su tutto. Perché, come dico sempre, essere aggiornati, seguire dei contenuti è una cosa sempre positiva. Poi possono piacere oppure no, però la cosa bella della The One TV è che questo è il vostro canale, non è il mio canale. Io prima di tutto che leggo tutti i commenti e vi rispondo. Altra cosa, ci sono due regole fondamentali di questo canale: educazione e rispetto. Se voi riuscite a stare nell'educazione e rispetto, nessuno vi censurerà, perché questo è il vostro canale, non è il canale di Mister Dadda e non è il canale della The One TV, è il canale della nostra community. E andiamo a vedere come i risultati di questa nona giornata di Serie A femminile: Sampdoria, Sassuolo 0-4, Napoli, Juve 1-3, Roma, Fiorentina 2-1, Inter, Milan 1-0, Como, Pomigliano 0-0. È stata una nona giornata di campionato con tante sorprese e soprattutto con le prime due squadre della classifica che hanno sofferto, Roma e Juve. Poi ognuno può giudicare le partite in modo diverso, però andiamo a parlare della Roma. La Roma viene da una grandissima impresa e dobbiamo fare degli applausi, perché battere l'Ajax in Coppa Campione per 3-0 è una cosa che non si fa tutti i giorni. Complimenti alla squadra di Spugna, che è riuscito a dare anche un'identità europea. Poi le giocatrici, che in questo momento, secondo me, a livello fisico e mentale, sono superiori a tutti in Italia, secondo me in Europa possono fare un buon cammino, e sarà fondamentale le due partite ora col Paris Saint-Germain in Coppa Campione. Invece in campionato giocano la seconda partita più importante di questa giornata, è Roma-Fiorentina, una bella sfida dove la Roma in un certo momento, forse anche la stanchezza delle coppe, ha sofferto, si è portato in vantaggio con Greggi, poi dopo neanche 2 minuti Longo la riesce a pareggiare. Nel momento in cui sembrava che la Fiorentina potesse portare a casa il bottino pieno, Benedetta Ghiglione realizza il gol del 2-1, un 2-1 che andrà fino alla fine, dove la Fiorentina cercherà di portare avanti il suo attacco. Però la Roma, da grande squadra, da squadra ormai matura, sa quando è il momento di soffrire, ma sa anche il momento di contrattaccare, ed è stato un bel risultato. 2-1 che conferma la Roma come prima della classe. Dall'altra parte, il derby di Milano. Milano, anche nell'ambito femminile nerazzurro, è stata una sfida bellissima. È stata una sfida fra due squadre che in questo momento non hanno niente da chiedere. Due progetti che finora non sono né carne né pesce, perché io dopo 3 anni della gestione di Rita Guarino mi aspettavo un Inter che lottasse per i primi posti, invece non l'ho vista. Dall'altra parte, finalmente, dico finalmente, il Milan ha capito di cacciare Maurizio Ganzi, perché il progetto di Maurizio Ganzi, dopo solo 2 anni che era al Milan, doveva essere cacciato, perché non ha sviluppato niente, soprattutto non ha dato niente. E cosa più importante, ha cacciato forse le giocatrici migliori che aveva il Milan, e quello è un grosso peccato, perché la forza della Roma in questo momento sono Valentina Giacinti e la Giuliano, che erano tutte e due giocatrici del Milan, però hanno avuto un diverbio con Gans e hanno preferito andare via. Ora il Milan ha capito che il problema principale era Maurizio Gans, è stato tolto, è stato completamente cacciato, ed è stata una cosa positiva. Dopo, ognuno si aspettava una reazione del derby che non c'è stata con l'allenatore della Primavera, però l'Inter la porta a casa grazie a un bellissimo gol di Cambiaghi, 1-0, e nel derby si può dire che il derby parla ancora una volta nerazzurro. Sampdoria cade pesantemente in casa, però la Sampdoria, signori miei, sta facendo un campionato al di sopra delle sue aspettative. In questa partita ha fatto davvero poco contro un super Sassuolo che torna, che
la sua seconda vittoria stagionale e sono contento per il Sassuolo. Napoli-Juve. Napoli-Juve, come ho detto nel mio video commento qui sopra, se uno non vedeva giocare il Napoli e lo vedeva giocare con la Juve, diceva: ma questo Napoli come fa a stare ultimo? Perché è una bella squadra, è una squadra gagliarda, è una squadra che gioca a calcio, è una squadra che ha messo in difficoltà la Juve. Addirittura il Napoli si è portato in vantaggio con Galizzi e a un certo punto poteva fare anche il 2-0, parliamoci chiaro. Poteva fare anche il 2-0, poi Caruso ha preso in mano la squadra con una doppietta, ha trascinato la Juve alla vittoria. Però il Napoli per 65 minuti, fino a che ha retto, ha giocato alla pari. E come così col Pomigliano che lì ha perso l'ultima giornata, in questa partita ha dimostrato che il Napoli può stare in questa categoria. Manca qualcosina in difesa e in attacco, però il mercato di gennaio può davvero dirci se riesce a fare gli acquisti azzeccati. Il Napoli può fare davvero la differenza, può lottare per restare in Serie A, non lo so, però quando ci saranno gli scontri della pole salvezza, pole scudetto, il Napoli può dire la sua, perché a quel punto giocherà con squadre che sono al suo livello. L'ultima partita, Como Pomigliano 1-0-0, che secondo me accontenta il Pomigliano. Il Como ha una mini crisi perché viene dalla sconfitta contro la Juve, dalla sconfitta contro la Fiorentina, e oggi tutti aspettavano la vittoria del Como. Invece questo pareggio rallenta, si fa superare dall'Inter in classifica, però il Como, a differenza dello scorso anno, sta facendo davvero un bel campionato. Diamo un'occhiata alla classifica di questa nona giornata, se il computer ce la dà, e abbiamo Roma 9 vittorie su 9, 27 punti, 33 gol fatti e 5 subiti. Signori miei, questo è uno squadrone, è uno squadrone. E penso sempre di più che sarà il secondo scudetto consecutivo che vincerà. Poi c'è Juve a 24 con 8 vittorie e una sconfitta, quella con la Roma, 26 gol fatti e 8 subiti. Al terzo posto abbiamo la Fiorentina con 19 punti, 6 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, le due sconfitte con Juve e Roma, 16 gol fatti e 7 subiti. E abbiamo l'Inter al quarto posto con 16 punti, con 5 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Poi c'è il Como al quinto posto con 14 punti, 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Proprio nelle ultime 5 giornate, lì il Como ha perso qualcosa perché ha avuto 2 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio. Il Milan è in crisi nera. Il Milan che quest'anno, che ha fatto anche una bella campagna acquisti, poi ha perso giocatrici anche importanti, anche perché c'era Maurizio Ganso in panchina. Secondo me l'esonero andava fatto in estate, non ora. Rischia seriamente di non entrare nella pole scudetto, e sarebbe un fallimento totale, un fallimento della gestione calcio femminile. E lì qualcuno poi dovrebbe capire l'errore che ha commesso in Milan. Ha 9 punti, 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, 9 gol fatti e 10 subiti. Il Sassuolo 8 punti, ha 2 vittorie, 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. La Sampdoria 7 punti, 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. Il Pomigliano 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte con 5 punti. E l'ultima con 9 sconfitte consecutive è il Napoli con 0 punti, 3 gol fatti e 21 subiti. Il problema è proprio quello del Napoli, che vi ho detto, l'attacco e la difesa. Però vedendola giocare con la Juve ti sorprende come fa a stare così in basso una squadra ben organizzata come il Napoli. Il Milan ha deciso di cambiare, secondo me troppo tardi, una Serie A che secondo il mio punto di vista è già segnata per la pole salvezza e la pole scudetto. Le 5 che andranno a giocarsi lo scudetto sono Roma, Juve, Fiorentina, Inter e Como, e le 5 che lotteranno per non retrocedere sono Milan, Sassuolo, Sampdoria, Pomigliano e Napoli. Le uniche che secondo me ancora hanno una possibilità che si possono giocare e cambiare le loro sorti è il Como, che è vero, ha una mini crisi, però altrettanto il Milan ne sta approfittando. Se il Milan in 9 partite ha solo 2 vittorie, io la domanda me la farei: signori miei, la settimana prossima la Serie A non c'è perché ci sono le nazionali, ci prendiamo una pausa della Serie A femminile e poi partiremo già
quando ritorneranno. Comunque, seguiamo il calcio femminile perché è importante, perché si deve sviluppare il calcio femminile, perché è anche importante. Secondo me, a un certo punto, il calcio femminile deve arrivare al calcio maschile, perché finora c'è sempre solo cose positive nel calcio femminile. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo. Ciao! E speriamo che la Juve possa ritornare a vincere. Sempre un piccolo punticino ci deve essere. Ciao!